Da persona disabile, vi racconto un'esperienza avuta con l'associazione Cusciuco. Il problema è la presenza delle barriere architettoniche a Roma. E il tutto è partito con una sperimentazione sul campo con l'associazione Coscione in prima persona sul fatto che i marciapiedi non avessero discepoli. Quindi abbiamo fatto delle prove, noi disabili in sedia a rotelle, poi anche grazie a uno studio di un compagno dell'associazione, l'architetto Ceradini, ci siamo resi conto che la mancanza di sti discivoli nei marciapiedi di Roma era estesissima. Quindi con l'associazione Cusciuna abbiamo deciso che di fronte a questa illegalità non c'era altro che un'azione di legalità. E abbiamo preso spunto da una legge del 2006 che vieta le discriminazioni dei disabili. Io come disabile ho fatto la causa. Ho incaricato l'associazione Coscioni, società legittimata ad agire in giudizio per i disabili, a rappresentare. E questa causa, un mese fa, ha sortito l'effetto positivo, visto la condanna del Comune di Roma. Questa è una piccola testimonianza che l'associazione Coscione è in prima linea con i disabili nelle battaglie per l'affermazione dei loro diritti. Vale a dire che l'associazione Coscione non intermedia gli interessi dei disabili, come purtroppo avviene nella maggior parte delle associazioni in Italia, ma le fa congiuntamente ai disabili. Per questo reputo importante dare un contributo firmando il 5 per 1000 sulla prossima dichiarazione delle tasse a favore dell'associazione Coscione, specialmente al mondo della disabilità, perché l'associazione Coscioni, da come si evidenzia nel racconto, non intermedia, si fa aiutare semmai dal disabile a portare avanti delle proprie battaglie. Quindi il disabile è in prima persona. Grazie.